Qui al Polo Agrario dell'Istituto Rozzi abbiamo organizzato un momento formativo, una giornata costituita da una prima parte di convegni sul tema del verde ornamentale. Sono stati diversi i relatori che hanno partecipato, quindi si è andati dagli aspetti più teorici che riguardano proprio le caratteristiche biologiche e strutturali degli alberi, fino alle tematiche più specifiche che riguardano la normativa di tutela degli alberi, cioè come gli alberi sono effettivamente tutelati dalle norme nazionali e regionali. Il secondo momento della giornata si è svolto nel parco didattico antistante l'istituto con l'esecuzione di prove pratiche, cantieri dimostrativi di tree climbing e delle prove strumentali con tomografo e prove di trazione. Hanno partecipato non solo gli alunni del nostro istituto, ma abbiamo avuto ospite anche una classe dell'Istituto Tecnico Agrario di Alanno, oltre a liberi professionisti, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e periti agrari. Abbiamo fatto vedere ai ragazzi quali sono operativamente le varie valutazioni strumentali che possono essere eseguite sugli alberi. Quindi abbiamo simulato una prova di trazione, quindi la verifica dello scalzamento dell'apparato radicale di una pianta, che tra l'altro è risultata da abbattere, e poi delle prove tomografiche e radicali per vedere le condizioni di alcune piante che avevano alcune problematiche abbastanza rilevanti. Non solo, abbiamo fatto vedere anche come si fa un trattamento endoterapico, che è quello che è ammesso normalmente in ambiente urbano, come operativamente, e anche un trattamento radicale.